In Italia, allora siamo tornati in diretta da Vinitaly per parlare di vino, ma questa volta ci siamo avvicinati ai ristoratori, ai pubblici esercenti. Noi già da qualche anno abbiamo cercato di avvicinare i nostri vignaioli dal campo al ristorante e abbiamo visto che il messaggio è stato recepito. Abbiamo visto che la FIPE si è avvicinata molto ai produttori, ai consorzi e nei ristoranti iniziano a raccontare le vere storie della nostra bella agricoltura. Bene, questa è la seconda giornata di Vinitaly, oggi abbiamo visto anche oggi un grande flusso di persone. Fatemi dire questo, domenica c'erano molti curiosi e solitamente i proprietari di cantina alla domenica dicono ma sarebbe meglio chiudere la domenica, cioè non vogliamo solo gli addetti ai lavori, però ci siamo accorti che invece ieri domenica c'erano dei consumatori che erano molto attenti, non sono venuti a Vinitaly per ubriacarsi come qualcuno vuole far intendere, sono venuti a Vinitaly per conoscere la cultura del vino e capire cosa c'è dietro alla bottiglia del vino, cosa c'è dietro un'azienda agricola. Quindi io ritengo, per quei produttori che sostengono che i consumatori non sono ben accetti in una fiera come questa, credo che invece sia una bella cosa fare cultura in una fiera come questa. Poi un altro bel avvenimento è che, come dicevo stamattina, la politica si è avvicinata finalmente molto all'agricoltura. Le scuole di formazione stanno dando un grande contributo ai professionisti veri della vitivinicoltura italiana. Bene, non mi voglio soffermare troppo perché non mi piace fare tante chiacchiere inutili, però voglio iniziare con, se permettete, siamo in casa del Ministero delle Politiche Agricole e quindi siamo ospiti, no? Vogliamo vedere se i nostri amici della FIPE, vogliamo vedere se hanno ben compreso qual è il valore del produttore. Presidente Stoppani, partiamo da lei. Sfondo la porta aperta, quello che è il valore del cibo e della cantina nella nostra attività è un dato di fatto, ma se oggi l'abbiamo voluto sollecitare una riflessione su questo tema è perché ovviamente siamo Vinitaly, ma anche perché vogliamo bilanciare quello che oggi è l'atteggiamento da parte della ristorazione nei confronti del prodotto che somministra. Oggi c'è una sovraesposizione della cucina, dei grandi cuochi, dei grandi professionisti della cucina e una sottovalutazione in generale del sistema. Vogliamo andare oltre, Presidente, oltre i piatti. Oltre i piatti, dove molto spesso prevalgono quelli che sono i problemi in termini di competenze, in termini economici, in termini di informazioni, in termini anche di capacità di somministrare al meglio, rispetto invece a quelle che sono le opportunità. Allora, visto che nel settore c'è ancora le immagini delle potenzialità espresse, il fatto di averla posta all'attenzione al suo di oggi, ma in generale con quella che è il richiamo alla categoria di sfruttare quelle che sono le potenzialità in termini di immagini, in termini di mobilità commerciale, ma anche in termini ovviamente di profitto, il tema del vino potrebbe essere a nostro avviso un sistema con più attenzione al nostro settore, come facciamo evidentemente con prudenza, con consapevoli anche tanti problemi che una corretta gestione della cantina impone, ma i tempi compiono, sono attività nelle quali si registra una distruzione di quella che è la marginalità a causa di fenomeni collegati alla crisi o dei costi aggiuntivi nelle gestioni, allora vanno ricercati nuove potenzialità di ricavo e noi interpretiamo in questo una migliore attenzione ai vini, una possibilità di business per la comunità. Bene, il tema è proprio questo, dalla vigna al calice passando per la cantina. Ecco, come vogliamo gestire questa cantina? Non è facile. È così costoso, Presidente, gestire una cantina? Noi vediamo che questo è un aspetto che a volte dal ristoratore viene un po' trascurato, secondo me. Ma certamente, insomma, perché poi bisogna fare le cose proporzionate evidentemente a quella che è l'attività. Oggi direi siamo ancora in una fase in cui molti ristoratori devono valutare quello che è l'investimento sui vini come un elemento integrante, fondamentale della loro attività. È chiaro che la riflessione di oggi non va a chi, ai tanti ristoratori che hanno già una bella competizione organizzata, che gira bene, che
viene equilibrata rispetto a quello che è il volume di gestione della loro attività. Richiamo di gestione che sono fatte quelle attività dove ancora viene somministrato vino bianco, vino rosso, ed è già molto spesso un'eccezione, quindi c'è la ricerca dell'etichetta, la profondità, le annate, gli assortimenti, impongono evidentemente un passaggio anche di carattere culturale che non tocca solo gli aspetti economici e logistici del business, ma anche un'attenzione a quello che è un valore che impone anche da parte nostra una crescita in competenze, in conoscenze, in informazione con quello che ne consegue. Oggi in divino se ne parla spesso, insomma, registriamo con la stampa, ma perché è un valore, lei l'ha citato con la sua presenza, quello che è un valore aggiunto nell'economia dell'agricoltura italiana e nell'economia del nostro paese. Ecco, oltre che esportarlo bene, avremmo cominciato magari a sviluppare anche ancora di più all'interno delle nostre attività. Bene, abbiamo Luigi Bavaresco, direttore del CRA Viticoltura Corigliano Veneto. Ecco, molto spesso ci sembrano un po' distratti i ristoratori, oppure avete riscontrato che sono più attenti alle storie? Allora, ovviamente un bicchiere di vino è lo specchio del territorio, del vignaiolo che ha prodotto quel vino. In cantina, in vigneto prima, ci sono moltissimi fattori che entrano in gioco. Il viticoltore prima di tutto è l'elemento fondamentale, quello che ha saputo adattare quel vitigno a quel particolare ambiente petroclimatico. E questo è un lavoro fatto dai nostri avi che hanno saputo veramente con molta arguzia e capacità capire qual era la combinazione migliore tra un territorio e un vitigno. Adesso noi, io faccio parte del mondo della ricerca scientifica, noi cerchiamo di capire perché questo avviene, ma il dato di fatto è quello. Quindi il bicchiere di vino rispecchia prima di tutto l'ambiente petroclimatico e il viticoltore che ha saputo capire quell'ambiente che era particolarmente vocato per la qualità. C'è un famoso aforisma che circola anche tra i non addetti ai lavori, no? Si dice la qualità del vino si fa in vigneto e si esprime in cantina. Ovviamente il vigneto è l'elemento fondamentale, l'elemento centrale di tutto il discorso. E ritengo che il consumatore di oggi sia sempre più conscio che dietro quel bicchiere c'è una storia. Non soltanto il viticoltore che l'ha prodotto, il vinificatore, l'enologo, ma anche, ripeto, lo specchio di un territorio. Perché quel vino può rimandare ad una storia, a un personaggio, ad un'opera d'arte, e il vino si presta molto a questa lettura anche in chiave artistica, oltre che scientifica. Lei rappresenta la ricerca, ecco. Noi al ristoratore dobbiamo fargli capire anche cosa succede prima della vignetta. Certo, allora... Come si ottengono questi brand fantastici, questi vini che oggi abbiamo assaggiato? Certamente, come dicevo prima, la qualità si fa in vigneto, nel senso che in vigneto avvengono una serie di fattori, una serie di operazioni che portano poi a quel risultato finale così ricco, così prestigioso. Il viticoltore, grazie anche all'aiuto che la ricerca scientifica fa, è in grado di gestire al meglio il suo vigneto, cercando di ovviare a particolari situazioni negative, a stress di vario genere, cercando in qualche modo anche di poter prevenire quelli che saranno le emergenze, le criticità future. Quindi la ricerca entra in gioco proprio direi in tutta la filiera vitivinicola, partendo già dal vivaio, perché il vivaio è il punto in cui nasce la piantina. Vivaio, vigneto, cantina, ecco. Ad essere così rigorosi anche la ricerca scientifica si complica anche alla fase della commercializzazione del marketing, nel senso che bisogna affrontare in maniera scientifica anche i mercati per poter vendere e realizzare il meglio che si possa dal proprio prodotto. Francesco Cirelli, allora lei è un produttore, quindi vive ogni giorno il rapporto con i nostri amici ristoratori. Quali sono le sue difficoltà del rapportarsi con il ristoratore, colui che vuole naturalmente avere una cantina ben fornita? Ma devo dire che ad oggi, da alcuni anni a questa parte, le difficoltà non sono tanto di relazione e di comunicazione, posto che il livello medio della ristorazione italiana ha raggiunto livelli talmente elevati che sono assolutamente pronti e ricettivi su prodotti simili a quelli che io comunque produco, che sono dei prodotti artigianali. La difficoltà è più che altro si dovrebbe spostare qui, ma non so se sia questo il luogo, l'argomento, ma la difficoltà
difficoltà è più che altro da un punto di vista di comunicazione in termini economico-finanziari, nel senso che la situazione attuale comunque diciamo che l'unico ostacolo ad oggi tra i miei vini, tra la mia storia e la ristorazione italiana, nel senso che la congiuntura chiaramente costringe ad abbassare gli stock, a non fare più il magazzino, a non prendere più tanti cartoni, a dilazionare i pagamenti, e quindi questo poi sì, indubbiamente ha delle cause effetto anche sulla mia situazione aziendale. Lorenzo Farina, ristoratore, vi dicono, è esperto di marketing. Cosa deve fare il ristoratore, visto che lei, facendo anche il ristoratore, per mantenere questa cantina? Noi molto spesso ci troviamo una bella lista di vini, poi vabbè, non c'è. Cosa bisogna fare per mantenere la cantina e per essere credibili? Allora, innanzitutto ritengo debba essere definita una cantina in funzione della tipologia di ristorante che si vuole essere. Oggi trovo ogni tanto un disassamento tra la tipologia di ristorante e la cantina di vino. Quindi credo che c'è un mercato oggi importante, crescente, di persone che vanno al ristorante anche per fare un'esperienza di vino, un'esperienza significativa da quel punto di vista, cosa che non era così vera fino a 20 anni fa. Allora, mi ricollego a quello che diceva il collega, effettivamente avere una cantina oggi è spesso un problema, di trovare un buon bilanciamento tra l'estensione della gamma, la profondità di gamma, e comunque non lasciare il cliente perso. Io sono mediamente abbastanza contrario a questi tomoni di 200 pagine con tutte etichette, di cui effettivamente poi si dice che uno 9 volte su 10 non trova il vino perché non c'è. Quello che io consiglio oggi, ci sono tanti strumenti che aiutano i ristoratori, per esempio, ad avere una valutazione sul livello di piacevolezza del vino, appoggiarsi a questo tipo di valutazione, ma soprattutto formare il personale di sala. Allora, che siano sommelier o non sommelier, oggi il cliente è diventato molto più esigente rispetto al vino, vuole sapere quando chiede un vino, vuole essere edotto, vuole che gli sia narrato il vino che sta bevendo, e quindi la formazione in sala, sommelier o non sommelier, oggi è diventato molto molto importante. E l'ultima cosa che vorrei dire è comunque riuscire a mantenere un rapporto di vini piacevoli, quindi vini facilmente degustabili dalla maggior parte delle persone, e etichette speciali in equilibrio. Io credo che oggi l'80% comunque della cantina debba essere su un livello di piacevolezza importante, in modo tale che il cliente riesca a ritrovarci se nell'esperienza gustativa. L'ultimissima cosa, direi un abbinamento quasi uno a uno cibo vino. Secondo me fa parte oggi di un'esperienza significativa. Fondamentale. Sì, molto importante. Nel mio ristorante, ad esempio, tendiamo quasi a privilegiare, piuttosto che una bottiglia, abbiamo una carta vescica molto importante che consente di poter iniziare un pasto con un antipasto e un vino abbinato, e variare poi i vini andando su una scelta della vescica importante con ogni portata. Politica dei prezzi, Stoppani, visto che mi siedo e passa il microfono, la politica dei prezzi, chi casca l'asino, no? Perché molto spesso i ristoratori, anzi i produttori dicono, ah, questo qui i ristoratori lo vendono, esagerano, hanno dei prezzi troppo alti, cosa c'è di vero? C'è tutto di falso ovviamente, su questo, e l'obbligo del guadagno fa parte delle caratteristiche fondamentali, imprescindibili di un bravo imprenditore. E poi l'etica del guadagno poi impone anche delle impressioni su quelle che sono le marginalità. Non esageriamo. Ok, per cui quello che è il ricarico ovviamente deve coprire il costo del vino, deve coprire evidentemente il costo del servizio, deve coprire il costo dell'imprevisto, oltre che a garantire quello che è il giusto guadagno che possa proseguire gli investimenti. Su questo certamente quelle che sono le
eccezioni, perché ci sono gli eccessi, probabilmente sono collegati a particolarità particolari lì, ma io ritengo che una buona cantina debba esserci di anche con una politica di prezzo, con un bravo ristoratore sa fare senza aspettare quelli che sono i consigli, ma ripeto, deve anche dare una giusta retrocessione all'investimento, perché dietro c'è anche un aspetto di carattere finanziario rilevante, insomma si può fare una gestione, una carta di vini così accettabile, che crea immagine, che crea anche rafforzi il brand del tuo ristorante. Per cui il ricarico è un tema delicato, sul tema spesso ci sono anche le valutazioni di critica, ma ovviamente se ne fa il ristoratore che evidentemente deve cercare quelle che sono le prime del suo conto, anche valutando quelle che sono il giusto ricarico sul prezzo di vino. Quanto può valere la cantina di uno stellato? Tanto. E che i soldi li troviamo, è sempre facile gestirla? No, sicuramente no. È diventato qualche nome. Allora, gestire una cantina, allora oggi il vero problema è l'immobilizzo, cioè quanto riesce a ruotare. Diciamo che quando una cantina comincia ad aggirarsi sui 300.000 euro di immobilizzo, 300.000 euro di immobilizzo comincia a essere un qualche cosa di abbastanza serio. E come diceva Lino poc'anzi, preoccupante perché c'è anche un grossissimo rischio nella gestione di una cantina. Considerate che ci sono dei vini che stanno molto tempo in cantina, mi è capitato poi di aprire delle bottiglie e queste bottiglie erano andate a male, quindi c'è anche un rischio imprenditoriale, a volte per le intere partite che non vanno bene, quindi insomma è un investimento finanziario sicuramente importante. Passare il microfono un attimo a un produttore, anzi rappresento l'Unione Italiana Viticoltori, vicepresidente Ernesto Abbona. Allora, che tipo di relazione c'è con la ristorazione che ha una cantina, tra virgolette, seria? Io condivido molto quello che ha detto il presidente Stolpani. Cioè, parliamo di professionisti che oggi servono il vino in calici adeguati, che hanno bisogno di apparecchiature adeguate per la polizia, che sono fragili e devono essere giustamente l'elemento finale per far apprezzare il lavoro del viticoltore, del cantiniere e di chi è riuscito come giornalista anche a far conoscere questo vino e a farlo scegliere. Quindi è una catena lunga, il prezzo finale è sempre il coronamento del lavoro di tanti. Sovente puntiamo l'occhio sul ristoratore, perché sembra l'ultimo anello della catena, ma non è il solo anello della catena. Quindi credo che sia molto importante capire il percorso che il vino ha fatto, il grande aiuto che ha dato al cibo per farlo apprezzare in giro per il mondo. Adesso vediamo che gli chef sono diventati il focus dell'attenzione di un mondo molto vasto. Ecco, questo è un mondo che viaggia insieme. Io non ho mai visto il vino e il ristoratore in contrapposizione, ho sempre visto nel ristoratore, nella stampa, l'aiuto per valorizzare un lavoro grande che tante persone fanno in silenzio, ma che proprio perché fanno in silenzio deve essere comunicato e fatto apprezzare. Quindi io faccio veramente un applauso come vicepresidente dell'Unione Italiana Vini a questo lavoro che ha saputo valorizzare tante famiglie, tante aree, facendole esprimere ognuna per ognuna le loro intrinseche qualità e le loro grandi diversità. È arrivato, mi sembra, il ristoratore Lucio Pompini, lei è ristoratore, ecco come sta, doveva essere. Prego, abbiamo un microfono a sua disposizione. Ecco. La sua cantina, ce la racconti. Buongiorno a tutti, scusate, mi sono perso qua nei meandri del vino italiano. E sono meandri che conosco sin dagli anni 70, perché ho avuto la fortuna di entrare nell'Associazione Italiana dei Sommelier come giovane aspirante in Consiglio Nazionale, e faccio questa breve storia per valorizzare i miei maestri, ma sono stati maestri di tanti e credo che ognuno di noi abbia dei maestri, quindi vedere affettare
un culattello da Cantarelli e vendere dello Chateau Lafite negli anni, fine anni 60, inizio anni 70, o da Colombani la zuppa di cipolle e la sua barbera. Quindi la valorizzazione del vino come ipotesi di amico della cucina, questo è quello che voglio dire. I francesi, i grandi cuochi francesi hanno sempre temuto il vino, raramente nei grandi ristoranti francesi, chiedendo al sommelier di turno quale poteva essere il vino migliore per quel piatto, ci è stato suggerito un Grand Cru o un Premier Cru. Spesso il suggerimento cadeva su proposte più banali, ma forse perché la spesa finale va poi fatta dall'ospite, è lui che decide quanto investire per la sua cultura, perché in un bicchiere di vino troviamo la sintesi di un territorio che in primo luogo fa la vite, dove attraverso le sue radici porta nel grappolo, il sottosuolo e quindi quell'area specifica, e poi il produttore quando ne coglie il grappolo lo spreme nel bicchiere e ne fa una sintesi, no? Quindi io direi che se un piatto lo possiamo fare... Lei quando è al ristorante, le interessa come si comporta al ristorante, quando uno si mette a sedere da lei, le racconta le storie, oppure affretta tutte le volte... Cioè, non è che vuole... cosa mi interessa? Mi interessa precisare che il vino è un abile sostenitore della cucina e mentre la cucina buona uno la deve fare, il vino sta sotto un tappo e puoi scegliere tra tanti buoni vini. Quindi, non a caso, Symposium dall'85 al Cartoceto, perché l'attenzione voleva essere per il vino e la cantina. Poi, quattro stagioni, voleva dire chilometro zero, 30 anni fa, i vini che io ho messo via, no, da quegli anni ad oggi, tutti perfetti, perché cantina interrata, 14 gradi, estate, inverno, prima sentivo parlare di vini validi o non validi, se sono deputati a durare 50-100 anni, bisogna metterli nella condizione di esprimere questo tempo. Allora lei non è solo ristoratore, anche l'altro mestiere. No, lo bevo anche. Quindi cerco di capirlo dopo anni, no? Che il vino sta nella cantina giusta, con il giusto tappo, che non perde la spalla, che non perde l'etichetta, perché anche sappiamo che dopo 20 anni il vino diventa antiquario, quindi il suo valore, se è a 100, il 30% del valore è deputato all'etichetta, e sappiamo se scende sulla spalla e perché c'è uno scolmo. Lo scolmo dipende dalla differenza di temperature estate-inverno, quindi il vino si restringe e insuffla dell'aria o si espande e butta fuori qualche goccia nel tempo, no? Torniamo da lei. Adesso vorrei soffermarmi un attimo con Paolo Solini, coordinatore consorzio nobile di Monte Pulcino. I consorti in realtà devono fare valorizzare il prodotto vino. E i ristoratori innanzitutto buongiorno a tutti, mi aggancio volentieri a questo dibattito molto interessante per portare un po' quello che è il contributo di un consorzio, che è il consorzio del vino nobile, perciò che rappresenta una denominazione importante su base comunale, appunto Montepulciano in provincia di Siena. Io credo che una parziale risposta a queste difficoltà che poi si sono riscontrate è in una parola, ovvero sia territorio, territorio e territorio. Io comprendo che ci sono dei ristoranti che lavorano ad altissimo livello e vanno incoraggiati e vanno premiati, però ci sono migliaia di ristoranti che lavorano decisamente bene a un livello un po' più basso. E resto interdetto quando vedo un ristorante di questo tipo che ha 300 vini in carta. Ma c'è da ammirarlo, ma come fa? Perché ha un costo credo sproporzionato rispetto all'attività della gestione del ristorante. Perciò lavorando molto sul territorio, valorizzando il territorio, naturalmente anche con concessioni
interessanti poi a certi prodotti di qualità, credo che si possa fare un ottimo lavoro, come è molto interessante anche la mescita al bicchiere, è un altro elemento che può consentire di avvicinare il pubblico a prodotti di qualità. Ci vuole investire su questo, ci vuole personale preparato, ci vuole competenza, ci vuole anche capacità di linguaggio, se pensiamo che molti dei nostri ospiti sono stranieri, perciò c'è tutto un lavoro di preparazione, di professionalizzazione da fare, che credo è un po' una sfida anche per i prossimi anni. Passiamo a Mario Marotta, che è direttore del ISA, Istituto Sviluppo Agroalimentare. In tutto questi bei discorsi servono sempre i soldi. Per fare una bella cantina servono dei soldi. Voi come Istituto Sviluppo Agroalimentare, in che modo potete essere sinergici tra il produttore e il ristoratore? Prego. Io ho sentito nominare più volte delle parole che sono esattamente la ragione dell'intervento del mio istituto. Istituto che è la finanziaria del Ministero delle Politiche Agricole e che sostanzialmente danno per finanziare progetti come questi. Le parole sono qualità. Ci sono i soldi. Ci sono, basta saperli cercare, i soldi ci sono. Ricerca, qualità, innovazione, promozione, propaganda, tutto ciò che serve al vino italiano, il vino migliore del mondo, oggi è farsi conoscere, a poter essere trovato a tutto il mondo. Diciamo, queste parole chiavi sono il fulcro del nostro intervento. Un intervento che ha già ricordato, se penso a un programma che abbiamo svolto per conto del Ministero delle Politiche Agricole già da qualche anno, circa 180 beneficiari che sono tutte imprese e vanno dall'impresa agricola che ha cura di quei vigneti tanto cari alla ricerca che serve oggi per migliorare la qualità del nostro vino fino al trasformatore e al commercializzatore. Abbiamo toccato la metà delle regioni italiane, c'è spazio per le altre, lo dico per quelli interessati che in questo dibattito più volte hanno reclamato potenzialità di investimento. Abbiamo sviluppato questo programma che inizialmente prevedeva oltre 100 milioni di euro di investimenti per queste materie, per questi oggetti, cioè per l'ammodernamento delle cantine, la realizzazione degli impianti, la ricerca nei vitigni, tutto quello che riguarda un sistema di successo che può far grande il nostro. Abbiamo già erogato la metà di quanto effettivamente poi ammesso nei progetti esecutivi di questi programmi, ma stiamo facendo anche molto di più, stiamo intervenendo direttamente nelle società dell'agroalimentare italiano e coloro che trasformano l'uva e sostanzialmente noi stiamo già partecipando a quella che è la una delle più grandi in Europa centrali di produzione vitivinicola che racchiude i marchi migliori del nostro vino, faccio riferimento alla GIV, al gruppo italiano vini che ha tra l'altro in questo territorio una delle sue cantine più importanti, lo stiamo facendo con un grande brio perché noi che ci occupiamo di finanziamenti dello Stato a favore delle imprese abbiamo oggi sempre di più la necessità di verificare che il nostro lavoro porti quegli obiettivi e quei successi che avevamo programmato, perché ogni lira spesa a favore di un imprenditore deve essere una lira che ritorna alla produttività. Con quel programma che dicevo prima, i contratti di filiera, abbiamo potuto oggi verificare e sostanzialmente, oltre a migliorare l'interazione tra tutti quei soggetti che oggi qui presenti nel nostro talk show stanno raccontando le loro esperienze, abbiamo fatto anche un piccolo passo in più. Abbiamo cercato di modellare una redistribuzione della ricchezza all'interno della filiera che poi ha portato a quei successi che oggi i ristoratori si possono permettere di vantare, cioè un prezzo competitivo del vino italiano rispetto al vino internazionale. Io vedevo, dottor Previati, Daniele Previati, Università di Roma, non la vedevo molto convinto, anzi, bisogna essere degli esperti allora per investire nel vino, per investire in una cantina ben organizzata, c'è il rischio di farsi male. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti. Io sono certamente l'elemento più estraneo, più eterodosso e quindi vorrete perdonare l'ingenuità delle cose che dirò in parte. Da qualche anno mi sto occupando con il presidente Rino Stoppani e con Luciano Sbraga di FIFE, di imprese della ristorazione dal punto di vista della gestione. Sono già stati toccati alcuni temi ovviamente e è chiaro che io mi occupo di intermediari finanziari e di mercati finanziari, quindi mi occupo come ISA della risorsa fondamentale per tutte le attività della lunga filiera
del vino. Io ovviamente mi interesso più che altro della ristorazione, quindi non tanto delle fasi a monte di questo, ma io vorrei mettere insieme un po' di osservazioni. Allora, la prima osservazione, la risposta alla domanda innanzitutto. Occorre dimensionare dal punto di vista anche della gestione economico-finanziaria correttamente la propria cantina. Io qua farei fatica a dare dei consigli generali, perché ciascuno ha un mercato, ha una domanda di cibo e di vino, o di quant'altro offre intorno al cibo e al vino. Qua si è sottolineato il punto del territorio, ad esempio. Il vino e il cibo fanno parte di una eredità culturale molto forte, il che non significa, per esempio, che la cantina di un locale in Veneto o in Toscana o in Piemonte, cito tre regioni assolutamente casuali, non tanto, insomma, o in Friuli, perché debbono avere necessariamente vini locali? Perché mi sembra, per esempio, un tema anche dei produttori sia il localismo. Allora, dipende dalla domanda, io ho una visione molto laica, no? Sono molto esterno, e quindi dico, ma dipende dalla domanda, perché... Molto spesso non succede questo, eh? Sul mio, no, lo so, infatti, ma se sul mio territorio transitano dei turisti di altri paesi che sono abituati a Londra, New York, Parigi a bere determinati vini, vorrebbero ritrovarseli probabilmente anche quando vengono da noi. Allora il problema è dimensionare correttamente... Segnale, sono altri vini più buoni quelli, no? Provate ad accompagnarli un po'. Io dico, provate a dimensionare correttamente vuol dire, come è stato detto già da qualcuno, che ovviamente devo analizzare bene la mia domanda. Il problema è, dal punto di vista finanziario, è chiaro che c'è un immobilizzo, però qua il problema è come finanziarlo, e allora qua vengo forse al contributo che posso dare. Allora, l'esperienza che stiamo vivendo in FIPE con una ricerca è quella di vedere più da vicino come la ristorazione gestisce la propria finanza, e questo è un problema del ristoratore o di chi fornisce servizio di consulenza al ristoratore da un lato, ma è un problema anche degli intermediari finanziari, perché ovviamente INSA ha delle competenze in un certo tipo di soddisfazione di bisogno finanziario, e io chiedo agli operatori quanta competenza ci sia da parte degli intermediari finanziari e delle banche, ad esempio, nel valutare in un ristorante la cantina. Perché ovviamente il problema del ricarico è un problema che, a mio avviso, dal punto di vista economico-finanziario non esiste, nel senso che qualsiasi prodotto o servizio ha un margine, viene venduto con margine. Il margine deve essere adeguato alla sostenibilità economica-finanziaria e adeguato alla domanda che abbiamo di fronte. Allora è chiaro che il dimensionamento della cantina passa innanzitutto attraverso un'analisi della domanda e la capacità di smobilizzare, o comunque, per esempio, la cantina può essere posta anche a garanzia di finanziamento. Potrebbe dire, scusami, ma mi fermo perché i professori parlano molto, chiedo scusa. Potrebbe esserci una relazione tra produzione e ristorazione, perché no, facciamo... Insomma, potrebbe esserci una collaborazione. Proviamo a farlo divertirsi. Sicuramente l'investimento fatto nel produttore deve prescindere dal... Non possono stare insieme, possono stare insieme. Assolutamente sì, anche se vanno rispettate quelle peculiarità della dinamica imprenditoriale che creano differenze tra la produzione e la produzione. Possiamo stare insieme? Non siamo già, non siamo mai separati. No, ma stare insieme, dicevo, per farla cattiva, dicevo. Vestiamo insieme. Aspetti, vado a parlare. Possiamo stare insieme? Si deve stare insieme, l'unione fa la forza. Questo è sempre un po' più un mondo globalizzato dove si scopre che chi ha successo e per chi cerca competente dove le trova. Si può stare insieme ai ristoratori? Facciamo si deve stare insieme. Commercialmente parlando, ma sicuramente chi ha avuto, non ho mai conosciuto un ristoratore che non ha avuto successo senza la cantina, e non ho prova contraria. Quindi è l'unione che dà al consumatore finale la possibilità di fare la scelta migliore nel luogo più adatto. Queste carte, vogliamo riguardarle un po', queste carte. La carta è un lusso?
o due o tre vini? No, la carta non è assolutamente un lusso, fa parte dell'offerta oggi di un ristorante. E, due o tre vini, ecco, dipende da cos'è, per una pizzeria avere due o tre vini forse è sufficiente. Io credo che un ristorante che ambisca a fare una cucina e a proporre un percorso anche gastronomico non può oggi prescindere da proporre anche un percorso enologico ai propri clienti. Quindi sono d'accordo che siamo legati. Vorrei anche dire che i ristoranti sono spesso anche una vetrina importante per delle etichette che si fanno conoscere in questo modo. Sono i rappresentanti del vino, Le diamo la possibilità, un bicchiere d'acqua, perché il vino in questo caso non fa bene, gentilmente dalla segreteria. Allora, torniamo, mi sembra che ormai ci siamo, anche perché i tempi stanno per scadere, però abbiamo reso l'idea. Allora, Staccardina, secondo lei, che è un ricercatore, quindi sta prima di tutti, secondo lei Staccardina è chiara? Si può realizzare una cantina di valore, secondo lei? Certamente, come dicevo prima, se c'è una materia prima di valore, la cantina non può far altro che valorizzare quella materia prima che è stata prodotta con tanta cura e con tanto savoir-faire dal viticoltore. È chiaro che poi anche in cantina ci vuole l'enologo che sappia trasformare quel prodotto in maniera opportuna per ottenere il massimo della qualità organolettica, il massimo della tipicità. Il vino italiano è un prodotto straordinario, dovremmo parlare dei vini, non del vino, perché abbiamo una ricchezza veramente straordinaria. Non sto qui a citare quante denominazioni di origine controllata, denominazione garantita, denominazione di origine controllata, IGP abbiamo a livello nazionale. E questo grazie al notevole patrimonio varietale. L'Italia è uno dei paesi più ricchi come germoplasma, come vitigni, e ricordo che il centro di Conegliano ha la responsabilità da parte del MIPAF per il mantenimento di questi vitigni iscritti al registro nazionale varietale. Abbiamo una ricchezza di ambienti pedoclimatici, di terroir, da Bolzano a Pantelleria, abbiamo una ricchezza di savoir-faire, una capacità del viticoltore di interpretare quel territorio, dell'enologo di fare il vino, un vino tipico, unico e irripetibile. E quindi, tornando anche alle persone che sono sedute su queste poltrone, ci sono diverse esperienze, certamente mettere insieme diverse competenze con l'obiettivo finale di promuovere il consumo del vino italiano, conquistare nuovi consumatori e fidelizzare quelli vecchi, è senz'altro un'opera che dobbiamo fare. L'ho ricordato anche ieri il ministro Martina durante l'inaugurazione, dicendo che bisogna collaborare pur mantenendo le proprie peculiarità e le diversità. Il lavoro di squadra può portare senz'altro a un successo ancora migliore del vino italiano. Ricordo, il consumo è l'elemento fondamentale, è il traino di tutta la filiera, e il consumo a sua volta è promosso da vari fattori, tra cui secondo me quello culturale senz'altro più importante. I nostri vini, quelli italiani, sono vini cultura, non sono vini commodity. Hanno dietro una storia, appunto, un personaggio, hanno dietro un territorio, e noi dobbiamo trasmettere questo. Dobbiamo fare in modo, appunto, che consumare il vino diventi uno stile di vita e un fatto culturale per i nostri consumatori. E noi ricercatori lavoriamo anche su questo fronte. Bene. Vorrei gentilmente con una radiocamera andare da questa parte, perché vedevo delle chiacchiere, facevo delle chiacchiere tra di loro, mi sembrano un po' dei ristoratori, degli esperti. Posso passare un microfono? Ecco, gestire la cantina, lei si presenta. Sono Luigi Cucchi e mi interessa di formazione nell'ambito della fede. Per organizzare una cantina oggi, possiamo fare una domanda che scomoda questi signori che sono qua presenti? Indubbiamente prima si faceva a riferimento a quello che possono essere i costi e chiaramente la gestione della rotazione, indubbiamente, e soprattutto quello che è l'aspetto anche del consumo, oggi sempre più importante, soprattutto in virtù anche del fatto che i consumi devono essere, soprattutto per quelli che guidano, moderati, ecco, il consumo a calice. Mi interessava sapere con quali criteri si possono scegliere e individuare i temi che possono essere. Chi lo domandiamo?
E poi un'altra domanda per il territorio. I ristoratori devono comunicare il territorio del vino, lei, nome e cognome del vino. Sono Aldo Cossano, ristoratore, vengo da Firenze. E la condivisione è un po' del rischio che volevo un po' in qualche modo ben comprendere da parte dei produttori, perché il momento è tale che non si può continuare a lasciare il cerino o il rischio chi come noi in qualche modo svolge una funzione di interfaccia, di vetrina, ma comunque di tentata vendita. La crisi un po' della cantina è legata proprio a questo ambito. E quindi quando si parlava insieme per dare valore vuol dire anche in qualche modo condividere il rischio. In alcuni ambiti, anche in Toscana, siamo riusciti un po' a sperimentare il conto vendita e quindi costruire una cantina, una proposta in cui il riassortimento di fatto veniva pagato. Quindi non pensiamo che sia il momento in cui certi obiettivi, certi valori possono anche da un punto di vista di rischio condividerli, perché alla fine voi ce lo vedete, ma noi lo dobbiamo, proviamo a venderlo, la tentata vendita, e molti colleghi ristoratori proprio spesso cascano proprio con la gestione dei costi di cantina, quindi costi fermi. Proviamo a rispondere. Ma guardi, questa è una domanda attuale. Io credo che in tutti i settori ci siano dei professionisti e ci sia invece gente che inizia con grande entusiasmo ma senza avere una giusta formazione. Oggi ci sono cantine, ci sono enoteche che adesso spingono singole bottiglie di un inglese, quindi la cantina può non essere quel posto che è stato paventato. Se c'è una giusta rotazione e se le riserve non sono degli invenduti, allora c'è un grande dolore. La tentata vendita mi faccia dire, è come una persona che non ha grande entusiasmo ci prova. Una grande cantina non credo che faccia una tentata vendita, visto che trova ristoratori che in tutto il mondo comprano su vino. Io credo che ci debba essere una condivisione del rischio e ci debba essere una consapevolezza di un obiettivo. Ognuno di noi nella filiera deve fare un suo percorso e deve finalizzarlo e non può aspettare troppo tempo. Sa con chi si deve rapportare, perché mondo e mondo si ha sempre avuto successo se ci si rapporta con dei professionisti. Tra i ristoratori ci sono tantissimi professionisti, non credo che questo sia un problema. Può essere magari una ricerca di una soluzione momentanea, ma non è la risoluzione di un problema, perché lo stock di cantina non è un problema, a volte invece è una grande opportunità. Buongiorno, mi chiamo Gergor, vengo dalla Valle d'Aosta, stesso un ristoratore. Io pongo la questione invece in un altro punto di vista. Noi abbiamo in Italia dei grandissimi vini, dei grandissimi ristoratori e abbiamo una concorrenza internazionale molto più alta. Francia e stanno arrivando anche nuovi mercati. Credo che noi possiamo vincere questa sfida solo se corriamo invece tutti assieme, non ognuno per i fatti suoi finalizzando il suo lavoro alla vendita del vino per quanto riguarda la cantina, alla mescita al bicchiere o alla bottiglia per quanto riguarda il ristoratore. In questo momento di crisi credo che l'unico modo per vincere la crisi, per poter riuscire a prevalere come professionisti, sia quello di lavorare assieme senza andare il produttore a dire ma il ristoratore ne carica troppo, il ristoratore a dire io mi carico in cantina delle bottiglie che poi se passa troppo tempo magari non sono più buone con le altre, ma cercando una collaborazione fattiva per far sì che sia il territorio, sia il vino, sia il cibo che passa dentro le nostre case abbia alla fine un orto vincente. La domanda non l'ha fatta, la domanda è intrinseca, bisogna che anche le cantine, ci sono tantissime buone cantine, qualcuna con meno, come tantissimi professionisti nella ristorazione, qualcuno con meno. Secondo me il rischio condiviso. Ecco, ho capito. Formazione, io passerei alla formazione, un attimo, formazione anche perché Filippo mi sembra già a dire i progetti con questo pari. Presidente, vogliamo anticiparlo? Vogliamo dire qualcosa sulla formazione? Noi abbiamo dei ragazzi straordinari qui in fiera,
abbiamo degli istituti tecnici agrari che si stanno formando in Campania, ma ci sono anche quelli che si formano nella sala, quelli che si formano poi per la commercializzazione. Oggi iniziamo a vedere le scuole ben se pensiamo che eravamo messi nel 1986, anni 80, comunque dopo l'effetto metanolo, vediamo quanti passi avanti siano stati fatti nel mondo del vino e nel mondo della ristorazione. Finché cosa sta facendo però? Finché cosa sta facendo? Siamo qui oggi, l'abbiamo detto anche nella premessa, vale a dire che l'atteggiamento della ristorazione nei confronti del vino oggi viene visto ancora troppo come una problematica da gestire, non come un'opportunità di crescita. È chiaro che qui c'è bisogno certamente di formazione, di educazione, di interesse, di curiosità nuovo che la federazione deve sapere stimolare, e su questo argomento certamente qualcuno ha fatto anche richiamo alla collaborazione con i produttori e Albertini, una collaborazione che auspichiamo, con il presidente di Unione Vini c'è avviato un dialogo, una prospettiva magari di fare anche delle occasioni comuni dove ci si riporta quella necessità di sensibilizzazione, ma ripeto, la necessità di formazione nasce anche dall'individuale interesse del ristoratore a crescere in termini di sensibilità e di attenzione verso un mercato che può consentirgli anche di risolvere oggi tanti problemi sulla sostenibilità dei suoi progetti industriali e territoriali. Infatti oggi nasce una grande collaborazione tra Unione Italiana Vini e la FIPE proprio per finalizzare questo processo di formazione alle regole, ai nuovi amministratori soprattutto, e anche a qualche struttura che invece non è stata magari così attenta. Io credo che la cantina sia un grande valore, credo che come tutte le cose che hanno valore devono essere conosciute bene, perché sovente si scopre che non c'è la conoscenza, è quella che provoca, cioè la mancata conoscenza è il motivo per cui si crea il danno. E io credo che questo sia il lavoro vero che due grandi organizzazioni come Unione Italiana Vini, che associa oltre 500 cantine italiane e che rappresenta il 70% del vino italiano venduto nel mondo. Ecco, io credo che questa collaborazione sia finalizzata proprio a rispondere alla domanda che mi ha posto l'interlocutore, cioè creare consapevolezza, creare valore e saper fare delle scelte oculate. Una rotazione è una scelta oculata, a volte lo è anche la giusta conservazione di un prodotto che si rivalga nel tempo. Certamente non è una scelta oculata il non saper valutare se l'acquisto di una derrata alimentare tra questo vino è proporzionato ai consumi che quel locale si può fare. Beh, io direi purtroppo dobbiamo concludere perché dobbiamo lasciare spazio ad altre iniziative, talk show che durante la giornata, questo a ciclo continuo, vengono prodotti delle comunicazioni libere, spontanee dei produttori, dei lavori, dei cercatori. Presidente Stoppani, mi fa piacere vedere questa sensibilità nei riguardi della produzione, è un bel passo avanti. Sì, ma noi abbiamo una sensibilità allargata, insomma, in ogni contesto ci inseriamo cercando di portare avanti quelli che sono interessi di categoria. Quando si parla di interesse si parla pure di peccato, insomma, per cui l'interesse è quello di salvaguardare anche dal punto di vista delle prospettive e potenzialità turistiche di questo paese, in cui il mondo della enogastronomia è un asset importante, è molto spesso maltrattato anche in termini di legislazione che ha portato anche un eccesso di legislazione che ha portato anche una dequalificazione di certe attività, ma guai a non perdere quello che è ancora visto in una federazione pronta ovviamente a tutelare quelli sono gli interessi degli associati su tantissimi temi, ma anche quello di sensibilizzare, promuovere e stimolare su nuove opportunità di vista, come per esempio sul vino, che ritengo forse perché anche sono un appassionato e sul tema ho molti discorsi, insomma, grandi potenzialità anche di far bene e anche di crescere in termini di immagine e anche di sostenibilità economica dei ristoranti. Quindi possiamo dichiarare il vino strategico per il successo di un ristorante? Direi di sì, anche perché, ripeto, consente delle marginalità che oggi sul cibo e sulla gestione del ristorante in termini stretti stanno soffrendo, perché sono i carichi strutture dei costi oggi impongono innovazione anche alla gestione della cantina. Vorrei concludere con il territorio. Il vino trasmette e comunica il territorio. Un ottimo strumento questo, no? Assolutamente sì, è il miglior strumento di marketing del territorio che esista. Associare
come è stato sottolineato prima, tutto quello che si ritrova nel bicchiere di vino, la cultura, la storia di un territorio è veramente la migliore carta da visita per qualsiasi territorio. Bene, per ora abbiamo terminato, rilanciamo la linea allo studio di Roma e naturalmente ci risentiamo tra qualche minuto con un altro talk show. A domani mattina poi per tutto il resto.